Lutto nel mondo del giornalismo e della cultura toscani. È morto il giornalista e scrittore Fabrizio Borghini, appassionato di Firenze, di cinema e di cultura. Borghini, 77 anni, è scomparso improvvisamente, colpito da un malore durante la proiezione del primo film del figlio Lorenzo, Doppio Passo. Qui lo vediamo nella trasmissione Incontri con l'arte, che ha realizzato e condotto per molti anni su Toscana TV. Nato a Firenze nel 1947, laureato in materie letterarie, Borghini ha scritto libri e innumerevoli articoli di carattere culturale. Il cinema era una sua grande passione, alla quale aveva portato anche il figlio, giovanissimo regista. Firenze era fra gli argomenti preferiti del suo lavoro. Recentemente aveva anche pubblicato volumi su Sanfrediano, le piccole grandi storie del quartiere più amato. Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Firenze, Dario Nardella. Caro Fabrizio, un destino veramente crudele ti ha strappato la vita in un momento di massima gioia per te e la tua famiglia, sottolinea il primo cittadino Gigliato. Lasci un vuoto enorme, la tua scomparsa improvvisa ci lascia senza parole e mancherai a tutta la città.